Adesso una sorpresa, perché in questo contesto di memoria storica dell'Arneo, dell'occupazione delle terre, Paolo Protopapa, che nel 1974 ha fatto, 73 forse, ha fatto una tesi sulla questione meridionale, ha avuto degli amarcord, dei ricordi anche abbastanza puntuali, e vorremmo che ci desse questa sera in questo contesto testimonianza. Ecco, in che misura la questione meridionale, così come tu l'hai affrontata nella tua tesi in relazione alle lotte contadine, diciamo, era uno degli elementi di consapevolezza della crescita delle popolazioni salentine? Beh, io ho lavorato nei primi anni 70 ad alcuni temi della questione meridionale, trattandosi di una questione molto ampia. Non potevo che scandagliare alcuni segmenti. In particolare ho affrontato la questione della riforma agraria. La riforma agraria, che è un po' la sintesi sia di status economico, quindi il sud che veniva interessato ad un grande fenomeno di modernizzazione delle campagne. E però nelle campagne, nell'ambito della riforma, c'erano le grandi lotte contadine, quindi attraverso cronache meridionali, grandi classici del pensiero dell'economia agraria, ma soprattutto quel capolavoro di studio e di meditazione politico-ideologica che era il paesaggio agrario, storia del paesaggio agrario in Italia di Emilio Sereni, mi sono reso conto di quanto sia stato fondamentale per il Sud, non tanto in termini quantitativi, che pure interessò circa 800.000 ettari di territorio che veniva messo a coltura attraverso l'appoderamento, ma anche perché questo fu il risultato, tra i decreti Cullo del 1949 e la riforma agraria e l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, quindi diciamo un team economico che grazie alle sollecitazioni di grandi partiti di massa, dei grandi partiti popolari, ma con l'afflato diciamo della lotta partigiana, della resistenza, muoveva le masse diseredate alla sfida del riscatto, dell'emancipazione. Quindi la lotta come epos, si può dire che la nostra frontiera qui nel sud furono l'Arneo, che assunse per una serie di motivi che qui non staremo a sottolineare un significato di vero e proprio paradigma, diciamo, ideologico, ma anche forse i più umili Alimini. Sia per l'Arneo che per gli Alimini i proprietari erano sempre i Tamborino, quindi troviamo queste grandi famiglie di proprietari terrieri che tra l'altro non ne ebbero, contrariamente a quanto si crede, uno svantaggio, perché l'esproprio era un esproprio con indennizzo, e quindi questi grandi proprietari poterono poi investire i loro danari per attività commerciali, finanziarie, eccetera. Senti, com'è che poi dopo, subito dopo, 4-5 anni dopo, ma anche già negli anni 60, 10 anni dopo, la memoria dell'Arneo sembrava non aver prodotto granché, perché ci fu l'emigrazione e era diventata già un fatto isolato di cui non si aveva più una memoria, diciamo, operativa, ecco, anche nelle sezioni, anche per i giovani di allora. L'Arneo non era una memoria operativa in quel momento. Ma io la vedo in questi termini. Quando sottolineiamo il valore simbolico, paradigmatico, questa grande cornice delle lotte, probabilmente dimentichiamo, mettiamo in ombra che poi, sia presso gli Alimini che nell'Arneo, grandi risultati di carattere economico in senso proprio pratico, tecnico, produttivo, noi non ne abbiamo avuto, sia perché gli ettari interessati non furono moltissimi, sia perché i poderi, questa fu una critica molto forte sulla quale ha insistito in particolare Amendola, Nicola Chiaromonte, altri studiosi agrari di cui il Partito Comunista, insomma, era Ruggero Grieco. Ecco, un elemento bellissimo e importantissimo che mi sento di sottolineare. È peccato che poi su questo non ci sia stata un'adeguata storicizzazione. E la presenza di Ruggero Grieco, che allora svolgeva le funzioni di segretario nazionale, perché Togliatti non era ancora giunto in Italia, viveva a Mosca e venne per la svolta, venne per la svolta di Salerno. Quindi negli anni 50-51 Ruggero Grieco, pugliese, questa personalità
importantissima nella storia del PC, e con Salvatore Sicuro, che fu uno dei protagonisti, insieme Salvatore naturalmente Sicuro. Ad altri, nell'occupazione delle terre agli Alimini, Gianni Giannoccolo, nella anche. Zona. Gianni Giannoccolo operò anche, era responsabile della sezione crea del partito, operò anche all'Arneo. L'avvocato Stomeo spesso dovette difendere in un pool di avvocati coloro che venivano denunciati per l'occupazione delle terre, quindi teniamo conto anche di quest'humus di carattere, diciamo, giudiziario, affettivo, che forgiò la nuova leva comunista. Ruggero Grieco, per esempio, mi raccontava Toto Sicuro, il professore Sicuro, spiegava ad alcuni dirigenti politici, in particolare a lui che lo accompagnava in queste terre, che probabilmente il tipo contrattuale che si sarebbe dovuto realizzare doveva essere l'enfiteusi. Naturalmente io, ascoltando queste cose, facevo tesoro per il mio lavoro di iniziale studioso, diciamo, della riforma agraria, quindi capire che cos'è la colonia, che cos'è la mezzadria, che cos'è la semiproprietà. Ecco, l'enfiteusi era un elemento che dava una sostanziale proprietà di fatto, però giuridicamente non creava quello che era poi lo scopo della Democrazia Cristiana, cioè di creare un nuovo blocco storico con i contadini, attraverso il sindacato in particolare, perché nel contadino povero, bracciante, che si trasforma in piccolo proprietario, evidentemente scattano, diciamo, se non molle di conservatorismo, ma certamente è un nucleo forte che spezza l'asse, chiamiamolo pure rivoluzionario, anche se dobbiamo parlare di una rivoluzione in termini diversi dalla tradizione, per esempio, sovietica. No? Quindi le terre assegnate, date agli assegnatari, cioè i contadini poveri, braccianti e contadini poveri, sortirono evidentemente degli effetti produttivi, ma non tali da giustificare una vera e propria riqualificazione delle figure sociali. Diventarono, su appezzamenti troppo piccoli, conduttori. Stiamo parlando di una media di 7-8 ettari, mentre già nella pianura padana, nelle grandi zone in cui l'economia agraria si modernizzava, la quota doveva essere più grande, altrimenti non c'era neanche l'utilità di utilizzare sul territorio i mezzi meccanici. Però quello che è fondamentale, mi piace sottolinearlo, è quanto la riforma agraria in genere, quella però estesa in tutta la parte italiana, meridionale, sul vecchio modello del Serpieri, che era stato il grande teorico della riforma agraria, delle bonifiche fasciste, assorbite anche da Sereni, pur non confessandolo apertamente, fu una grande domanda per l'offerta dell'industria del nord. Quindi la questione meridionale funge da volano più per il nord che per il sud, tant'è vero che, come tu dicevi bene, inizia proprio prima della metà degli anni 50 un enorme flusso migratorio che si indirizza prima nelle miniere del Belgio, poi in Francia, in certe zone della Francia, e poi in Svizzera. E molti di questi ex contadini o figli di contadini emigrarono, e il reddito del nord, triangolo industriale anche estero, era molto più lucroso. Quindi, di quanto, diciamo, poteva essere un reddito contadino di pochi ettari di terra cattiva. Ricordiamoci che la riforma e l'esproprio con indennizzo avveniva su terre malariche, rocciose e poco fertili, però tutto il meccanismo che veniva messo in moto dalla riforma fu fondamentale per la modernizzazione industriale dell'Italia intera. Quindi diciamo che fu una riforma per certi versi mancata, no? Perché, o comunque non portata a compimento completamente. Quello che invece rimase della riforma fu un momento di crescita civile, di crescita democratica, un momento di consapevolezza civile. Sì, fondamentalmente sì, anche se io proprio in sede di redazione della tesi tendevo a polemizzare proprio nei confronti di quanti assumevano posizioni che secondo me erano un po' massimaliste. Le riforme poi che si riesce a fare sono le riforme che storicamente si possono fare. Quella era la riforma possibile con quel blocco storico. Naturalmente i limiti del blocco moderato, capeggiato dalla Democrazia Cristiana, e gli alleati moderati
pensiamo per esempio alla Federconsorzi, pensiamo alla Coldiretti, cioè a questi bracci, a queste cerniere di cui si serviva la Democrazia Cristiana, e pensiamo anche al contadino meridionale condizionato più dal prete vero intellettuale diffuso, come diceva Gramsci, che non dall'intellettuale moderno, giurista. Ma alla luce di tutto questo, il grande moto popolare e, se vogliamo, anche la mitologia che ne scaturì, beh, è rimasta ed è ancora, e questo è un grande merito della Casa Curumuni e di Luigi Ghiriatti, dell'Istituto Gramsci e delle sottolineature acute di Remigio Morelli in questo contesto bellissimo anche esteticamente degli agostiniani, e il recupero di una memoria storica che non è solamente archeologia dell'ideologia comunista, ma è un fermento che potrà proiettarsi, ma qui poi non siamo noi a determinare l'orizzonte che ci si pone davanti. Grazie.